Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo. Antonio Di Pietro è indagato dalla Procura di Roma per truffa per rimborsi elettorali a partire dal 2001. L'inchiesta è partita da una denuncia dell'ex collega e cofondatore dell'Italia dei Valori, Elio Veltri. La notizia ha ovviamente fatto scalpore nel mondo politico perché il grande accusatore che ha fatto delle mani pulite la sua ragion d'essere, ora si trova a vestire i panni dell'accusato. Buonasera, benvenuto Antonio Di Pietro. Buonasera a lei, allora, buonasera agli ascoltatori. Elio Veltri in sostanza l'accusa di avere tenuto per sé i rimborsi elettorali che in parte sarebbero dovuti andare al partito e invece sono andati a un'associazione intestata a lei, a sua moglie e a una persona di fiducia. Come pensa di difendersi? Mi sono già difeso. E ho già contrattaccato in quanto già tre volte, questa è la quarta denuncia dello stesso tipo, già tre volte i giudici sono già espressi in archiviando il caso, ritenendo la questione totalmente infondata, perché il fatto non è vero né in fatto né in diritto, e invito gli ascoltatori a non accontentarsi delle mie parole, ma www.antoniodipietro.it c'è la relazione completa con tutti i documenti, le sentenze, i provvedimenti amministrativi, dei giudici, della Corte dei Conti, della Camera dei Deputati, degli organi di controllo, perché plurime volte abbiamo dimostrato che va tutto bene. Sì, i poveri spettatori però volta devono leggersi qualche centinaio di pagine, perché messo tutto credo online, che è meglio, sì, cari amici, che cominciate a informarvi bene, leggendo carte e documenti, perché questa idea che si vuol far passare, siamo tutti uguali, e che la politica, i politici sono tutti uguali, non l'accetto e io nel merito lo voglio contestare. Per questa ragione, io ritengo che quando c'è una denuncia, dovete saperlo, quando c'è una denuncia, obbligatoriamente, se io dovessi accusarla che lei ha rubato il Colosseo, il giudice deve scrivere lei come notizia di reato per vedere se ha rubato il Colosseo. Dopodiché archivierà, dopodiché fa le indagini e archivierà. Bene, chi paura non avere se male non hai fatto? Per questa ragione, ben vengano, non si criminalizzano i magistrati, si lasciano lavorare. Naturalmente bisogna essere innocente, se no che fai? Fai il Parlamento e ti fai una legge per non farti processare. Ecco, ma senti onorevole Di Pietro, che necessità c'era di dar vita a un'associazione privata che porta ma lo stesso nome del suo falso partito, che raccogliesse rimborsi elettorali? Ma non è vero, infatti, ed è stato già dimostrato da 7 provvedimenti della Camera, da 4 provvedimenti o 5 provvedimenti dell'organo di controllo della Corte dei Conti, da 3 provvedimenti del giudice penale, da 5 o 6 provvedimenti del giudice. Cioè non esiste questa associazione? Ma non esiste, esiste una sola realtà giuridica, è il partito. Se no, come abbiamo fatto a fare la campagna elettorale in questi anni? Come facciamo a campare con tutte le spese che abbiamo? Come facciamo ad avere quello stesso conto corrente di tutti quelli che sono avanzati? Lei lo sa che il nostro partito è l'unico partito d'Italia che è inattivo, pensi un poco, inattivo. Quindi, che poi c'è qualcuno che denuncia, rientra nei suoi diritti, punto. Ma perché che ce l'ha tanto con lei, Elio Veltri, allora? Gli erode, poverino, cerca di capire, gli erode. Lui si era candidato con noi nel 2004, poi abbiamo preso solo il 2% nel 2004, eravamo appena nati. Poi, poverino, lui non è stato eletto, pensava che l'Italia dei Valori fosse finita come tutte le meteore, sono un mare di partite non sarebbe stato corretto riconoscere a Veltri un rimborso delle spese elettorali? Ma adesso, cosa c'entra il rimborso a Veltri? Domandi a qualsiasi partito, il partito, i rimborsi elettorali mica sono per i singoli, come non me lo devo prendere io non se lo deve prendere neanche Veltri, i rimborsi elettorali sono del partito e il partito serve per fare attività politica, elettorale, istituzionale e quant'altro. Non esiste alcun partito che rimborsa o che divide le rimborse elettorali. Ma questa associazione c'era o non c'era? Gliel'ho già detto 1000 volte, ma perché lei lo legge un po'? No, abbiamo letto. E se lo legga allora? Allora, se lo legga, non deve fidarsi delle mie dichiarazioni, si deve fidare. Quindi non c'era questa associazione. Si deve fidare, fidatevi, andate a vedere www.antoniodipietro.it. Non ci sono solo le mie parole, ci sono fior fior di sentenze, fior fior di provvedimenti. Elio Veltri è talmente arrabbiato con me che ha raccontato addirittura tempo fa che io iscrivevo nel partito dei mafiosi, ma poi è stato condannato a 50.000 euro di risarcimento danni. Non l'ha manco pagato lui, l'ha pagato l'editore del giornale, l'editore di Paolo Berlusconi, ma ti rendi conto? Dammi una mano, smettila, fallo uscire. Buonasera Stefano Folli, editore lista del Sole 24 buonasera. Ore. Senti, tra accusa e difesa, chi ti convince di più in questa storia?
Beh, io cerco di stare ai dati, cerco di farmi un'idea, non ho ancora, diciamo, maturato un'opinione tra accusa e difesa. Anche perché lo deve fare il giudice. Sì, c'è una verità giudiziaria e poi c'è, come dire, una verità politica. Ecco, qui vorrei farle qualche domanda. Per esempio, lei ha detto, ma Elio Veltri, mio accusatore, è un uomo frustrato. L'ha scritto, c'era ancora. E ha detto, non adesso, ma l'ho letto da qualche parte, perché ha subito una sconfitta politica. Allora, la sconfitta politica qual è? L'aver perso il risultato modesto delle fiducia, elezioni oppure qualcosa che riguarda la linea politica del partito, dell'Italia dei Valori? No. Lui non ha avuto fiducia nel grande successo che poi l'Italia dei Valori poteva avere e ha avuto, e pensava che l'Italia dei Valori, ma non solo lui, anche altre persone, pensava che l'Italia dei Valori era un partito a finire, invece è un partito a crescere. Lei sa che, tolto l'Italia dei Valori e la Lega, che sono i due partiti che hanno avuto sempre un aumento esponenziale, e quindi evidentemente oggi è rimasto con questa rancore di chi ha fatto male le sue scelte. Veltri è stato cofondatore insieme a lei. È stato uno dei fondatori. Non si può dire che fosse un uomo pessimista, era uno che aveva investito su Italia dei Valori. Io però fino al 2010... E poi lui cos'è che voleva di diverso da lei? No, niente di diverso da me. Nel 2004, semplicemente nel 2004, è finita. Abbiamo preso il 2-1, non è stato eletto. Ci ha provato nel 2011, ci ha provato nel 2004, non è stato eletto. E mi dispiace per lui. Poi lei mi crede, se le posso, lo dico con tutta la serenità, io non solo non ce l'ho con lui, ma io sono ancora pronto a stringergli la mano. Perché mi dispiace. Mi dispiace perché lui non ha avuto fiducia nel successo che poteva avere l'Italia dei Valori. Io mi auguro che possa... Ecco, alla fine, questa inchiesta della magistratura, io lo vedo con grande felicità. Perché, siccome deriva proprio dalla sua denuncia, bene, se non si fida di me, glielo dirà il magistrato. Quando il magistrato gli dirà, carta canta, che ho ragione io, mi auguro che possa venire da me, possa stringermi la mano, sì. Perché io gli ho voluto bene, ho diviso con lui un periodo importante del mio impegno politico. Però Veltri non è il solo che l'ha accusata nel corso degli anni. Sono una serie di ex amici, diciamo così. Vogliamo fare 50 amici? Giulietto Chiesa... No, le sto dicendo, vogliamo fare 50? Occhetto. Posso dire una cosa? Vogliamo fare 50? Vado a prendere, negli altri partiti sono 5.000, sono 50.000. A fronte di 50 che se ne sono andato, oggi siamo 130.000 iscritti. Eravamo 12, eravamo 300, siamo diventati 150.000. Se lei e tutti vi intestardite a vedere i 50 che se ne vanno e non vedete i 149.950 che sono venuti, adesso non ci intestardiamo su niente e nessuno, ma allora c'è no, ma cosa voglio dire? Vogliamo fare l'elenco degli altri partiti che quando ne hanno perse e quando ne hanno acquistate? L'Italia dei Valori è un partito che è partito da niente. È partito da zero. Sì, oggi però lei non ha la lasciato finire politica. Folli, voleva fare oggi una domanda. È la quarta forza politica italiana, con iscritti circa 150.000 persone, presente nel Parlamento italiano, Parlamento europeo, nei consigli regionali, è una forza che non esiste. Sì, ma lei usa lo stesso argomento di Berlusconi, scusi, quello del consenso, è lo no, stesso ma argomento. A differenza di Berlusconi, io quando un giudice mi chiede di dare spiegazione, non scappo via, non mi faccio le leggi per non farmi processare, io sono felice. E vado immediatamente dal giudice, carta canta. Certo, bisogna essere innocente, se no dove vai? No, però voglio dire, queste vicende hanno un'origine, diciamo così, politica. Ecco la mia domanda. Allora, sì. Lei ha costruito un partito molto personale, molto legato... Non è vero, ma è nato personale come tutti gli altri partiti. È personale perché voi vi intestardite a chiamare personale. C'è un gruppo al Parlamento europeo, con 7 parlamentari europei. C'è il gruppo alla Camera, al Senato. Ci sono i gruppi in tutti i consigli regionali. Abbiamo i gruppi in tutti i consigli provinciali. Abbiamo i gruppi in circa 1.000 comuni. Ma questo, come fa a dire personale? Non personale, li conosco più neanche io. Personale vuol dire che lei, con la sua personalità... Sto facendo quasi un complimento, con la sua personalità carismatica. Lasciamolo finire fare la domanda, però, onorevole Di Pietro. Lei ha, diciamo, controllato in maniera totalizzante questo partito e alcune persone, evidentemente, che si erano avvicinate con un'impostazione politica di un certo tipo, nel, diciamo, incontro, scontro con la sua personalità, poi sono state sconfitte, sono uscite e forse hanno, come dire, portato in pubblico degli argomenti che si riferiscono a, qualcuno ha detto, il lato oscuro dell'Italia dei Valori, no? Esiste questo lato oscuro? A fronte di queste persone che sono uscite, io le porto altre 149.950 persone che sono entrate e hanno trovato il lato chiaro dell'Italia dei Valori. Questa è la politica. C'è qualcuno a cui la nostra politica non va bene, ci sono altre a cui va bene.
La realtà qual è? Che questo partito, oggi come oggi, è il punto di riferimento dell'opposizione.